Ciao ragazze, eccomi tornata in un nuovo video. Oggi voglio registrare il primo round dedicato allo shopping fatto con i saldi. Sono stata per negozi venerdì, in realtà i saldi sarebbero dovuti iniziare il giorno dopo, sabato, però in tantissimi negozi come Bershka, Zara, H&M, Stradivarius, praticamente in quasi tutti i negozi, c'era già l'anticipo dei saldi, i saldi praticamente erano già iniziati e quindi sono riuscita ad accaparrarmi qualcosina. Sono stata soltanto in due negozi, da H&M e da Primark. In realtà da Primark non c'erano i saldi, o perlomeno non c'era niente di scontato, non so se faranno i saldi più avanti, anche perché effettivamente le cose costano veramente poco, quindi sinceramente non so se Primark fa i saldi, gli sconti oppure no. Comunque da Primark ho preso veramente due cosine in croce e poi vi mostro anche una cosina che ho comprato mia sorella. Strano ma vero, stavolta ha preso molte più cose lei di me. Assolutamente quando vado da Primark esco sempre con una borsina di questo genere, di questa grandezza, ma stavolta all'interno di questa borsina c'erano praticamente tutte cose di mia sorella. Vi mostro le due stupidatine che ho preso io e anche una cosa che ho preso lei che voglio assolutamente rubargli perché mi piace molto anche a me, quindi sicuramente gliela ruberò anche perché abbiamo la stessa taglia. Ho preso questo teomare da spiaggia, da piscina, che mi ha colpito tantissimo per i colori, questo azzurro, il bianco e questo fucsia, bellissimo, questi colori mi piacciono molto abbinati insieme. È un telomare non pesantissimo e neanche troppo grande. Io odio i telomare, quelli troppo pesanti, quindi scomodi da portare nella borsa da spiaggia perché pesano tanto o anche troppo ingombranti. Questa è una misura perfetta ed è fatto così, a righe azzurre, rosa e bianche, questi colori veramente, come dicevo prima, mi piacciono tanto. Ci sono anche le frange sia da un lato che dall'altro. Questo telomare l'ho pagato 10 euro, misura 90 cm per 160 cm. C'erano anche altre fantasie, altri colori, ma questo è stato sicuramente il mio preferito, cioè gridava il mio nome. Poi ho preso un paio di infradito, anche queste appena le ho viste ho detto no vabbè, devono essere mie, sono troppo belle. Tutte azzurre, azzurre, verde, acqua, questo colore mi piace molto. Con le stelline, sono molto morbide, sono delle ciabattine in gomma, in realtà si sentono, comunque sono delle ciabattine che durano un'estate, poi sono da buttare perché si romperanno sicuramente, però mi piacevano e poi le ho pagate pochissimo, costavano soltanto un euro. C'erano anche qua tante fantasie, tanti modelli, ma questo è stato sicuramente il mio preferito. Poi c'erano altri infradito che costavano leggermente di più, tipo 2 euro, 3 euro, insomma variavano in base ai modelli. Queste mi hanno colpito tantissimo e le ho preso la taglia M, che corrisponde praticamente a una 38-39. È la prima volta che acquisto delle infradito di gomma di Primark. Se voi le avete già acquistate, fatemi sapere se durano un pochettino. E poi l'ultima cosa che vi mostro sempre di Primark è questa gonna, che è quella che vi dicevo prima, è il capo che ha preso mia sorella, che piace molto anche a me. In realtà questa è una gonna non estiva, decisamente non estiva, anche perché il tessuto è abbastanza pesante, tipo effetto scamosciato. Tra l'altro questa gonna l'avevo vista anche dai cinema diversi mesi fa. Mi piaceva molto perché ha questo particolare abbastanza, non è troppo a vita alta, però è leggermente comunque a vita alta. Ha questa zip lunga tutta la lunghezza della gonna, che mi piace molto. È una gonna non troppo corta, una buona via di mezzo. E costava 12 euro, abbiamo preso la taglia 40, abbiamo la stessa taglia, quindi sì, probabilmente gliela ruberò e mi piace molto, molto molto carina. Sicuramente è un tipo di gonna che si porta di più, si indossa di più in autunno barra inverno, però era da un po' che la voleva, l'ha vista da Primark e l'ha presa, carina carina. Poi faccio vedere il regalo che mi ha fatto Sephora. Sapete che Sephora, quando arriva il vostro compleanno, vi manda a casa, se avete la loro tesserina, la brochure che vi invita, insomma, ad andare in negozio a ritirare il regalo di compleanno. Non c'ero ancora andata, quindi visto che ero in questo centro commerciale, c'era anche Sephora, sono passata da Sephora a ritirare il regalo di compleanno di quest'anno, che è questo kit. Ci sono all'interno due maschere, ancora non le ho utilizzate, tra l'altro la confezione esterna con il fiocchettino la trovo molto carina, e all'interno ci sono appunto due maschere. Una è una maschera per il contorno occhi realizzata con il tè verde. Le maschere di Sephora per il contorno occhi non le ho mai provate, quindi mi incuriosisce molto. E poi c'è una maschera classica in tessuto per il viso, è una maschera idratante rilassante, queste le ho già provate e devo dire che non mi dispiacciono. Insomma è un regalino che fa sempre piacere tutti gli anni ricevere da Sephora un pensierino, sì, è una cosa che
che fa piacere, che mi fa molto piacere, quindi questo. Ma i veri saldi arrivano da H&M. Ho preso tre cosine e stranamente tutte e tre le cose che ho preso erano scontate, erano in saldo. Solitamente quando ci sono i saldi faccio veramente molta fatica a trovare le cose, perché non mi piace cercare in mezzo ai saldi, proprio odio mettermi lì a frugare, a cercare, perché le cose non sono mai ordinate come le nuove collezioni e quindi mi passa letteralmente la voglia di cercare, ma stavolta sono stata brava, ho dato qualche sbirciatina e ho trovato tre cosine molto carine, che tra l'altro due sono uguali, cambio soltanto il colore e adesso ve le faccio vedere. Ho preso due crop top che sono praticamente identici, cambio soltanto il colore. Uno è questo, color verde chiaro tendente all'azzurro, un po' come l'infradito. Come potete vedere costava solo 5 euro, è un crop top elasticizzato, l'ho preso in taglia S, però è molto elasticizzato e quindi li preferisco rispetto a quelli che stanno troppo aderenti, che danno fastidio, cioè sta aderente ma essendo elasticizzato non dà fastidio. È un crop top, quindi resta corto, e questi mi piace indossarli o con delle gonne a vita alta oppure anche con degli shorts in jeans a vita alta. L'ho scelto azzurrino, questo colore verde acqua e anche bianco che vi faccio vedere dopo, c'erano anche tanti altri colori ma questi erano sicuramente i miei preferiti. In realtà il prezzo di partenza era 9,99 e sapete che dai ce ne mettono sempre il cartello rosso con il prezzo, 5 euro, mi è sembrato veramente un buon prezzo perché è fatto molto molto bene, dietro al classico bottone, dietro al collo. E poi una cosa che mi ha colpito molto di questo crop top è che, non so se riuscite a vedere, c'è questo taglio sulle spalle ondulato che trovo molto raffinato, molto elegante. Indossato questo dettaglio, questa decorazione sta benissimo, mi piace molto, quindi il primo è questo. E poi l'ho preso identico bianco, ve lo faccio vedere lo stesso, anche questo ovviamente sempre 5 euro, e anche questo l'ho preso in taglia S, anche bianco, è veramente molto bello. E poi mi piace acquistare e indossare in estate i vestiti bianchi, le magliettine bianche, perché risaltano tantissimo con l'abbronzatura, non vedo l'ora di indossarli questi, però prima ci tenevo a farveli vedere. Se vi piacciono costano soltanto 5 euro e sono fatti veramente molto molto bene, anche il tessuto è veramente buono. E l'ultima cosina che ho preso da H&M è stata questa gonna che non ho mai acquistato, ma in realtà mi è sempre piaciuta, l'avevo vista l'anno scorso su ASOS. Praticamente di cosa si tratta? È una gonna lunga, arriva fino alle caviglie, ma trasparente, plissettata in raso trasparente. Ebbene sì, vedete, cioè si vede praticamente tutto sotto. Queste gonne devono essere indossate con delle culotte o con dei pantaloncini dello stesso colore della gonna, comunque molto simile. Come stavo dicendo, ho visto questo genere di gonna sul sito di ASOS, era verde militare, però su ASOS vendevano la gonna con la culotte già abbinata, già cucita all'interno della gonna, invece qua dovrò andare a cercarla. Penso di andare a vedere o da Tezenis oppure da Intimissimi, però fatemi sapere se vi consigliate dove poter trovare delle culotte per questo genere di gonne. C'era anche nera e c'era anche verde militare, io l'ho presa rosa perché è decisamente un colore super estivo. Questa gonna l'ho pagata 13 euro, era scontata 13 euro, il prezzo originale era 19,99, ho preso la taglia 34, ha l'elastico in vite ed è lunga 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 fino alle caviglie. Questo genere di gonne mi piace indossarle o con delle sneakers oppure con i sandali gioiello, quelli ultra bassi super comodi, e forse potrei abbinarla anche con questo crop top bianco, il bianco e il rosa stanno sempre bene insieme. E niente ragazze, questo è stato il mio piccolo, il mio mini shopping con i saldi, il primo round. Mettete un bel pollice in su se volete vedere anche il secondo round. Io spero che questo video vi abbia tenuto compagnia, vi sia stato utile in qualche modo. Vi mando un grandissimo bacio e ci vediamo prestissimo con un nuovo video. Ciao!